Oggi ragazzi uniremo il trend della cucina moderna con la corsa a depurarsi dopo le feste, ovvero la Poké Detox. Utilizzeremo tutti gli alimenti in grado di aiutare l'organismo a smaltire tutte le tossine accumulate durante i giorni di festa. Scoprite la mia idea insieme a me. Per preparare le poké, chiaramente, servono due ciotoline, quindi una dose per due porzioni. Guardate un po' il tavolo pieno di colore. Vogliamo fare una poké depurativa per disintossicarsi dalle tossine, quindi regola numero uno, chiaramente, scegliere tutti ingredienti ricchissimi di fibra e magari anche qualche ingrediente antiossidante. Le poké, come sappiamo, sono delle ciotole in cui una zona è dedicata ai carboidrati, una alle proteine e una alle verdure e poi ci sono i grassi. Quindi ho scelto come alternativa al classico riso della quinoa tricolore che io ho cucinato per 15 minuti in acqua bollente e l'ho salata leggermente e questo qua è il risultato. Ovviamente come alternativa alla quinoa potete utilizzare del riso rosso, ad esempio per cambiarlo un po' dal solito riso bianco, oppure anche del miglio o del bulgur. Quindi la quinoa avrà il suo posto all'interno della ciotolina. Un ingrediente proteico molto importante, le lenticchie, oppure anche dei legumi. Qui ho preparato delle lenticchie il giorno prima e in realtà ne ho avanzate anche molte dai cesti di Natale, quindi le sto utilizzando proprio per fare moltissime ricette. Le potete anche congelare, quindi potete utilizzarle praticamente al bisogno sempre. Quindi le lenticchie. Come alternativa alle lenticchie vanno bene i legumi in generale, oppure per cambiare anche un po' di tofu, quindi fonte proteica vegetale al 100%. La mettiamo qui. Ok, giochiamo anche con i colori, quindi adesso cominciamo ad arricchire bene la nostra poké di colore e di antiossidanti. Ho scelto dei cavolini di Bruxelles. Fibra e antiossidanti. Ho scelto poi altra fibra e altri antiossidanti della rapa rossa. Serve poi una parte grassa, mandorle oppure nocciole, arachidi, eccetera, e dei semi misti. Manca anche la salsina. Come salsa, appunto, quindi come condimento, io ho pensato di utilizzare della zucca cotta al vapore con dello yogurt. Frulleremo tutto insieme un po' di sale, un po' di zucchero e un po' di olio. Frulliamo! La salsina di zucca e yogurt è pronta. Chiaramente utilizzate uno yogurt al naturale, non zuccherato. Nel frattempo ho preparato anche le due ciotoline, le due poké detox. Cosa manca? Manca la nostra salsina, che possiamo decorare con dei ciuffetti in questo modo qua. Potete anche fare una base con la salsina, se preferite. Manca un tocco di dolce, quindi mettiamo un po' di mirtilli. Fonte di vitamina C e fibra. E questa ragazzi è la mia idea di poké detox per depurarsi e dire addio alle tossine dopo le feste, per mantenerci in forma senza rinunciare al gusto.